È Vincenzo Caridi, direttore generale dell'INPS dal febbraio 2022, nella sua intervista a Repubblica a fornire i numeri che innescano la polemica politica. Traccia un bilancio dell'era del reddito di cittadinanza appena conclusa. Dall'aprile del 2019 ad oggi sono stati spesi circa 34 miliardi di euro. Nel gennaio del 2021, nel pieno della pandemia, questa misura ha raggiunto 1.400.000 nuclei beneficiari. Questo mese di dicembre, invece, verranno pagati 700.000 assegni, quindi la metà. Ma è nel collegamento con le politiche attive che il reddito di cittadinanza non ha funzionato. Sono stati solo 1.500 i contratti incentivati grazie a questa misura di sostegno. Ecco perché il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, parla di inaccettabile sperpero di risorse pubbliche. Dividendo i 34 miliardi spesi per i 1.500 posti di lavoro incentivati, si ricava che ogni assunzione è costata più di 22 milioni di euro. Ma le 1.500 assunzioni cui si riferisce il direttore generale dell'INPS, replicano i pentastellati, sono quelle cosiddette agevolate, ossia avvenute grazie agli sgravi previsti dal provvedimento per i datori di lavoro che assumono beneficiari del sussidio. Non si tratta del totale dei percettori del reddito che hanno trovato lavoro in questi anni. Questi ultimi li ha censiti l'ANPAL, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive e Lavoro, che nel dicembre 2021 ha quantificato in 724.494 i beneficiari del reddito che hanno avuto almeno un rapporto di lavoro attivo o erano occupati al momento del primo accesso al sussidio. Per determinare l'efficacia della misura nel campo delle politiche attive e non del mero sostegno assistenziale, occorrerebbe però capire quanti beneficiari hanno trovato lavoro tramite i centri per l'impiego e il supporto dei navigator e quanti hanno trovato lavoro grazie ai canali informali, per esempio tramite passaparola, amicizie o parentele. Stando a uno studio dell'Istituto Nazionale Analisi Politiche Pubbliche diffuso lo scorso anno, soltanto il 4% degli utenti beneficiari del reddito ha trovato lavoro grazie ai centri per l'impiego.